Bentrovati a voi tutti, eccoci ad un nuovo appuntamento con la voce delle istituzioni. Quest'oggi ci occupiamo del settore primario. Abbiamo il piacere di avere con noi il presidente di Confagricoltura Belluno, Diego Donazzolo, che saluto e ringrazio. Salve. Bentrovato presidente, grazie del tempo che ci dedica. Partiamo parlando quindi di quella che è una realtà, il mondo dell'agricoltura, il settore primario fondamentale per il mantenimento della montagna bellunese. E vorrei sapere innanzitutto un bilancio di come è stata questa annata agraria che si è da poco conclusa. Ma è stata un'annata come tutte le annate, alti e bassi, diciamo. Ormai siamo il settore primario, il primo che è sotto un po' questi effetti dei cambiamenti climatici. E va detto questo, che ci troviamo di fronte a un clima che si alterna periodi di siccità a periodi altrettanti, e poi succede che magari per un mese piove continuamente. E chiaramente per chi opera in campagna è molto difficile anche programmare l'attività di produzione. Ecco, noi per quanto riguarda la zootecnia ci siamo trovati ad avere un inverno molto secco, poi a un certo punto sono iniziate le piogge, per cui i primi sfalci erano molto scarsi all'inizio, poi è iniziata questa pioggia che ha interessato tutto il periodo di giugno, e ci siamo trovati a finire di sfalciare i primi sfalci ancora a luglio, per cui con un foraggio anche di non di buona qualità. Va detto che poi questo comunque da una parte non ti aiuta per la foraggicoltura dei prati, ma aiuta poi magari i campi, il mais. Insomma, abbiamo avuto comunque delle buone produzioni per quanto riguarda il mais, ecco, per cui certo è che comunque abbiamo garantito comunque la produzione, diciamo, nel corso dell'anno. Ecco. Certo è comunque, Presidente, che gli imprenditori agricoli sanno in qualche modo, stanno cercando sempre più anche di far fronte con espedienti, con varie iniziative, insomma, a tutelarsi, no? Far fronte anche a quelli che sono i pericoli. Ma innanzitutto quello che noi sollecitiamo sempre più è comunque di assicurare le produzioni agricole, ecco, di andare verso tutti quanti dovremmo assicurare il raccolto. Ecco. Va detto questo che c'è stato un problema a livello nazionale che ha ridotto gli interventi sulle assicurazioni dal 70% al 40%, proprio per mancanza di risorse, perché non solo in provincia di Belluno ma in tutta Italia siamo stati interessati da eventi climatici catastrofici alle volte, se pensiamo certo. Anche all'Emilia Romagna cosa è successo, e anche altre località dove ci sono state veramente delle perdite enormi. Va detto anche che tutto il sud, tutto il meridione quest'anno ha avuto grossissimi problemi per quanto riguarda anche la viticoltura. C'è stato un attacco di peronospora che ha compromesso praticamente buona parte della produzione italiana, tant'è vero che la produzione viticola di quest'anno si è abbassata, e l'anno scorso eravamo i primi in Europa e quest'anno siamo i secondi dopo la Francia, per cui abbiamo perso comunque circa un 20% di, facendo una media a livello nazionale, di produzione vitivinicola. E per Belluno, proprio su questo settore? Su Belluno, anche Belluno ha subito un po' di perdite, anche qui abbiamo avuto degli attacchi di peronospora e soprattutto però grandine, ecco, abbiamo avuto delle grandinate molto forti, specialmente per quanto riguarda la sinistra Piave. E lì veramente si sono avute perdite anche dell'80, del 100%. E poi bisogna tenere in conto anche quello che accade nel mondo, le conseguenze purtroppo penso anche delle guerre, Presidente. Questo sta sconvolgendo i mercati e ci troviamo alle volte con problematiche che riguardano proprio il costo delle materie prime, che nel corso del 2022 erano schizzate in alto. Diciamo che nel 2023 questo fenomeno si è un po' attenuato, anche perché si sono aperti poi i confini anche con altre, si sono trovate delle alternative nel frattempo e i mercati si sono un momentino stabilizzati. Abbiamo visto anche con il gas e anche con l'energia, comunque i costi energetici si sono abbassati nel corso del 2023.
C'era un po' di preoccupazione per quanto riguarda il settore lattiero caseario all'inizio del 2023, perché col fatto che nel 2022 i costi latte, i prezzi del latte erano saliti tantissimo, probabilmente in Europa si era iniziato a riprodurre in eccesso. E si sa bene che quando ci trova, quando una produzione eccede anche solo del 2-3% quello che è la richiesta del mercato, i prezzi si abbassano anche del 30-40%, specialmente per quel latte che non ha collocazione sul mercato, che è il latte spot. Il latte spot a inizio 2022 aveva raggiunto anche cifre di 38-40 centesimi al litro. Questo stava preoccupando anche noi, perché anche noi subiamo poi le conseguenze del mercato lattiero, perché la provincia di Belluno essenzialmente è una provincia che vive di formaggio, che vive di latte, che vive di zootecnia. Certo. Per cui il fatto di vedere che le produzioni del latte andavano giù a inizio anno ci ha preoccupato. Poi pian pianino però diciamo che verso giugno c'è stata una ripresa del mercato, tant'è vero che i listini dei formaggi delle nostre produzioni non sono stati ritoccati, abbiamo mantenuto i prezzi e siamo riusciti anche nel 2023 a mantenere un buon prezzo su quello che è il latte qua nella provincia di Belluno. Quando si parla di latte Busche, che raccoglie l'80% del latte in provincia di Belluno, e poi il resto sono tante piccole latterie che mantengono comunque delle produzioni eccellenti dal punto di vista del mantenimento delle tradizioni, delle nostre tradizioni nella produzione dei formaggi. E questo ci permette di parlare anche del mondo della scuola, Presidente, perché sappiamo che voi eravate promotori di un progetto ambizioso anche per formare nuovi professionisti proprio nel settore. Purtroppo sì, la formazione è un aspetto fondamentale per il mantenimento, ma non solo nel primario, credo anche nell'artigianato, credo anche nel mondo dell'industria. La formazione è fondamentale, cioè collegare sempre più il mondo della formazione, il mondo scolastico, col mondo delle imprese. Cercare questa connessione in modo che ci troviamo poi con persone formate e valide per poter intraprendere anche l'attività non solo di collaboratore, ma anche l'attività di prendersi in mano e la responsabilità di acquistare anche un'azienda agricola e di portarla certo. Avanti, perché comunque il ricambio generazionale in agricoltura nel primario è sempre stato un po' un problema. Questo diciamo. È uno dei nodi, vero? Senta, la porto adesso a parlare della nuova politica agricola comune, la famosa PAC. Come viene valutata da voi? Va valutata, allora, se noi andiamo a vederla nel contesto globale, nel contesto generale, ci accorgiamo sempre che la politica agricola comunitaria è fatta esclusivamente per le aree agricole. Quando si parla di aree agricole si parla di aree di pianura. Per cui molto spesso ci troviamo con una politica poco attenta ai territori di montagna. Noi abbiamo esigenze completamente diverse, abbiamo le esigenze di continuare a mantenere le aziende agricole in territori molto difficili da lavorare. L'Europa ci riconosce anche un'indennità compensativa per mantenere le attività agricole nei nostri territori ed è fatta con le politiche, chiamiamole così, del secondo pilastro, che sono quelle le politiche di sviluppo rurale, che tendono a dare finanziamenti ulteriori proprio in quelle aree svantaggiate per dare un aiuto concreto a chi deve poi rimanere a lavorare in queste aree. Direi che c'è in atto da parte dell'Europa si parla sempre più di Green Deal, cioè il fatto di andare sempre più a naturalizzare certe aree. E in montagna naturalizzare significa forse il contrario che aiutare l'agricoltura, perché naturalizzare significa abbandonare i territori agricoli. E noi non possiamo permetterci sicuramente in montagna, in queste aree, di abbandonare i nostri territori. Ecco, si può fare in aree magari di pianura, in aree dove probabilmente si è ecceduto nell'utilizzo dei fondi per il primario, mentre in montagna è da anni invece che subiamo un effetto contrario. Noi abbiamo i boschi che ormai arrivano all'interno dei paesi, per cui naturalizzare... Certo, se non ci fosse il mondo agricolo... Allora io credo che vada applicata una politica ad hoc per le aree di montagna, in modo che
che chi opera in montagna raggiunga livelli di reddito adeguati a sopravvivere. Ecco. Senta, Presidente, anche nell'ultimo numero che lei mi ha portato, l'ultimo numero del vostro periodico, Confagricoltori, gli agricoltori del Veneto, ci sono riferimenti anche a altri problemi che toccano da vicino il territorio bellunese, ma non solo. Penso ad esempio alla questione del lupo, ma poi anche agli animali selvatici, che naturalmente sono delle minacce per quanto riguarda l'attività comunque degli agricoltori quotidiana, giusto? Lei ha fatto un intervento proprio su questo. Allora, noi al suo tempo avevamo lanciato un po' l'allarme, non un po', avevamo lanciato l'allarme sul fatto che territori antropizzati come i nostri non possono accettare la presenza del lupo, perché l'ho detto prima, noi stiamo subendo un processo di abbandono del territorio, e questo abbandono del territorio cosa comporta? Comporta poi che non c'è più presenza di pascoli e di prati in alta montagna, e tutta la selvaggina che c'era anni fa viene tutta nel fondovalle. La presenza del lupo ha accentuato ulteriormente questa presenza poi di ungulati nel fondovalle. Noi ci troviamo con i campi, con i nostri prati, con i nostri campi, completamente come si può dire, danneggiati dalla presenza di questi animali. Ed è anche, c'è questo aspetto anche che il cacciatore non può naturalmente fare la propria attività dove ci sono abitazioni, ecco, e questo ci sta preoccupando notevolmente. Poi ci sono sensibilità a confronto naturalmente su questo tema. Io credo che la soluzione sia comunque di arrivare a una gestione della fauna in modo corretto, insomma, come era nei tempi, ma io mi auguro che ci sia un po' un ripensamento anche nell'andare a recuperare prati verso la quota dai 600 ai 1000 metri, in modo da riportare in alto questi animali. Noi non possiamo permetterci di avere nel fondovalle cervi che transitano poi sulle nostre strade. Vediamo tutti i giorni che succedono incidenti anche per questi motivi, per cui io, incidenti anche gravi tra l'altro, con morti, per cui io credo che la soluzione comunque sia quella di riprendere in mano meglio la gestione del territorio, riportare a prati alcune zone che si sono imboscate dai 600 ai 1000 metri, e la zootecnia farla rientrare ancora di più nella logica di gestione del territorio, non tanto di produrre una commodity che è il latte, ma di gestione del territorio, in modo da tentare quantomeno di riportare la gente a vivere nella parte più alta della provincia, ma dirò di più, nell'aiutare anche la pianura a non avere, secondo noi, con più prati dovremmo anche avere un contenimento anche quando abbiamo questi colpi d'acqua che in un attimo arrivano a fondovalle. Cioè, quindi, se noi abbiamo un territorio più coltivato a monte, dovremmo quantomeno avere meno perdite, subire meno perdite quando ci sono questi eventi di calamità naturale, di pioggia, come è successo in Emilia Romagna, dove certo, anche lì c'è stato comunque da parte della Confagricoltura un'accensione di un problema, perché le aree interne nostre del nostro paese ormai sono troppo abbandonate e crea poi disagi a chi vive in pianura. Senta Presidente, io qua avevo una lista lunga di domande, ma vedo che il tempo scorre, allora concludiamo con un tema che so che le sta anche a cuore, la questione della chiusura del macello nel territorio feltrino. Qual è lo sviluppo di questa vicenda? Ci saranno ulteriori azioni per cercare di riaprire? Come funziona? Allora, noi avevamo fino a maggio dell'anno scorso, avevamo attivo sul territorio feltrino questo macello. Questo macello era a servizio non solo del territorio feltrino, ma di tutta una buona parte della provincia di Belluno, una parte anche per quanto riguarda la zona del Primiero, e c'erano anche e serviva anche un po' la parte alta di Treviso, specialmente per quanto riguarda la gestione delle PPL, che sono le piccole produzioni locali,
i salumi e cose del genere. Questo macello è stato chiuso. Allora, probabilmente è stato chiuso perché ormai aveva raggiunto un livello ormai di vetustità alto, per cui andrebbe completamente rivisto, cioè oggi avremmo necessità che questo macello venisse poi rimesso a nuovo, Rinnovato. rinnovato. Chiaramente non trovi privati oggi che investono in attività di questo tipo, però è un'attività che serve enormemente alla gestione poi anche di chi alleva magari solo due capi, tre capi per uso proprio, no? Noi abbiamo anche delle macellerie, abbiamo una Valcarne, una cooperativa che sta tentando in tutti i modi di mantenere sul territorio un allevamento e un consumo sul territorio delle carni di nostra E produzione. quindi E insomma speriamo, il macello era fondamentale. fondamentale, Io mi speriamo che auguro si trovi una che soluzione, si trovi una quindi. soluzione attraverso l'utilizzo dei fondi di confine. Io non vedo per quale motivo, l'altro giorno ho visto anche degli interventi sul giornale per andare a fare una malteria. Io credo che oggi sarebbe più importante avere un macello funzionale prima di avere una malteria. Allora, su questo ritorneremo naturalmente, Presidente. Il nostro tempo purtroppo è concluso. Io la ringrazio e le auguro buon lavoro. Grazie a voi. E a tutti quanti voi, buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.